Giochi su uno smartphone Android? Continua a giocare ai tuoi giochi preferiti e trasferisci i tuoi progressi sull'Amazon App Store, così da risparmiare soldi usando gli Amazon Coins. Clicca nel link sottostante per usufruire dell'offerta di benvenuto e ricevere coins per il valore di 10 euro a soli 5. Hey, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre io, sì, quindi il nome credo lo sappiate, Guts734. Oggi in questo breve video voglio esaminare un po' meglio questa invasione, perché la volta precedente l'ho guardata di sfuggita, ho detto è così, è così, ecco lì, ma non l'ho esaminata come avrei dovuto, perché ho scoperto che è più positiva, possiamo dire, più succulenta, ecco, di quel che credessi. L'invasione, una cosa che dimenticavo perché non la vedevo da tanto tempo, è che ha diversi livelli. Quindi va dal livello 1 al livello 6 e ogni livello che viene sbloccato dalla community dà premi diversi. Quindi dà premi, intanto io ho cappato, bravissimo Guts, dà premi diversi. Questi premi sono sempre gli stessi, ma vanno ad aumentare. Noi siamo partiti dal grado 1, in cui abbiamo visto che i primi tre avrebbero ottenuto 500 regolatori, 500 budella di monte, budella di monte, 500 frammenti di runa e il rarissimo chip stabilizzatore a microprocessore leggendario. Sono andato a vedere cosa si otterrà al grado 6 e ogni volta, da che ricordi, abbiamo sempre raggiunto il grado 6 come comunità, quindi c'è sempre stato chi ha pushato molto, chi ha pushato di più, insomma, come comunità si raggiunge il grado 6. I premi del grado 6 sono questi. Per i primi 50 classificati ci saranno due chip stabilizzatore a microprocessore. Qualcosa di assurdo, perché questi oggetti sono davvero rari da trovare, sono davvero molto, molto difficili da ottenere e io, come anche molti altri, ancora non ho trovato un chip di livello leggendario, cioè il massimo che ho. SSS1 ha droppato in questo momento Neromen, GG. Forse l'ho soltanto portato su di livello, vabbè. Dicevo, io non ho mai droppato uno di questi leggendari, quindi avere la possibilità di averne due è tanto. Ok, direi che SSS1 sta uppando gli oggetti. Direi proprio che sta uppando gli oggetti. Non so bene che set siano, Neromen, quest'altro Last Sight, ma direi che sta uppando, perché non droppi due oggetti di fila così. Mentre io qui vado avanti in automatico con questa invasione, mi dimentico sempre il nome, quindi rischio di chiamarla spedizione, voglio farvi vedere quali sono tutti i progetti e tutti, o meglio, il drop mitico di questa spedizione e esaminarli insieme a voi, perché io ancora non li ho letti. La foto che mi è stata mandata è questa qui, volevo togliere lo zoom, ok, è questa qui, che comprende 1, 2, 3 progetti leggendari, 1, 2, 3 progetti epici, 1, 2, 3 progetti comuni, cioè non comuni, scusatemi, è un drop mitico, più ci sono addirittura le estetiche, quindi fantastico. Per questa immagine mi sembra il caso di ringraziare GavXOnline, che è uno streamer, youtuber, carica video sul tubo, quindi se ancora non avete controllato il suo canale vi invito a dare un'occhiata, e direi di procedere con l'esaminare questi progetti, ma prima dei leggendari vorrei partire con i blu, perché sono quelli meno succulenti, diciamo, meno importanti. Allora, abbiamo il professor, purtroppo si legge un po' poco, l'immagine è leggermente sgranata, quella che avevo trovato precedentemente era molto migliore di qualità. Purtroppo questa qui sgrana leggermente, quindi dovrò sforzarmi un attimo di leggere. Professor Broccoli è una fusione non comune che si ottiene con 5 alberi probabilmente, 50 materiali dei drop qua, 5.000 monete e 50 materiali non comuni, e ha il 7,5% di possibilità di assorbire. Professor Rock, ecco qui, dice anche chi è che dobbiamo prendere. Professor Rock, zona 1, dungeon 2, oppure zona 9, dungeon 1. Ora ci sono anche le nuove zone che comprendono questi vecchi famigli. Ecco, è stata un po' di pigrizia, parliamoci chiaro. I blu li guardiamo molto velocemente perché non ci interessano più di tanto. C'è Stenon, che ha più 15% di danno,
E si fa con i... come cazzo si chiamano questi? Con i Conan, che sono i... cosa sono? Goofy? Mi pare siano goofy, tipo muscolosissimi, comunque non sono sicurissimo. E poi abbiamo Popsy Twins, che ha il 15% di velocità, si fa con Candelabros e niente, non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega proprio nulla, perché appunto sono progetti stupidi. Adesso però voglio vedere i progetti epici, che sono già più interessanti, più succulenti. Vediamo che cosa sono. Abbiamo Findello, che immagino sia il marshmallow fatto, sì, infatti, con il tizio che regge la candela si fa il marshmallow, quindi con Findle si fa Findello, si trova nella zona 8 dungeon 2 oppure nella zona 9 dungeon 2 e ha il 45% di possibilità di fare critico, che mi sembra tanto, mi sembra una buonissima possibilità di critico. Per farlo servono 100 materiali, quindi è un po' complicato riuscire a farne più di una copia. Ma come attacchi? Beh, lui attacca normalmente, cura con uno di energia, oppure colpisce il nemico con meno vita, sempre con uno di energia, oppure può colpire un nemico a caso infliggendo più danni con uno di energia ancora. Quindi sembra un bel famiglio, però purtroppo non se ne possono fare troppe copie perché bisognerebbe pushare tantissimo, quindi non... cioè è carino, ma no, direi proprio di no. Se siete all'inizio, se avete il progetto, se riuscite a farvi materiali e può esservi utile come curatore, magari pure sì, anche se ha poca vita ma ha tanta velocità, pure ci può stare, però... io ormai li guardo come se dovessi farli tutti quanti più 5, quindi più 5 direi proprio di no. Poi abbiamo Elote, che si fa con Poke, che sarebbe il... oddio, Poke chi era? Mi pare fosse il Cactus. Sì, mi pare di ricordare che Poke fosse il Cactus. E si trova in zona 7 dungeon 1, quindi sì, direi proprio il Cactus, oppure zona 9 dungeon 2. Elote ha il 45% di possibilità di parare, che è una buona possibilità, e ha due attacchi che, a differenza del precedente di Findle, anche se hanno la stessa rarità, ha due attacchi che non richiedono SP. Quindi ha la possibilità di attaccare, oppure la possibilità di scudarsi per 464, direi qui. Con questo attacco qui scuda se stesso, mentre con l'attacco da un SP scuda gli alleati, anche se di meno punti, quindi abbastanza inutilino. Ha tanti HP, ha un attacco discreto e ha poca velocità, quindi ci sta per prendere botte e basta. Può anche attaccare a target, diciamo, può scegliere lui chi attaccare, è buona così. Poi abbiamo Melvcone, che sarebbe il cono gelato. Ah, is it a Melvin? Is it an ice cream? I guess we will never know. Quindi dice, è un Melvin? È un gelato? Non lo sapremo mai. Infatti non lo sapremo mai. Lui ha il 22,5% di riduzione del danno e come attacchi, ecco, gli manca per esempio l'attacco che non costa SP e si può scudare, però lui può curarsi per conto proprio di... ok, ha tantissimo attacco, pochissima vita ma tantissimo attacco, quindi teoricamente lui è un bait, però ha veramente pochissima vita, quindi penso morirebbe proprio come un... morirebbe malissimo, ecco, diciamo soltanto questo. L'ho sentito. Non puoi dire questa cosa su YouTube. Su Twitch, da parte. E passiamo quindi ai leggendari. Il primo leggendario è Svireal, che si fa con Svirnik, che sarebbe lo speciale del Raid 5, se non sbaglio, sì, è il triangolazzo. E... no, aspetta, non è lo speciale, Svirnil è quello, si trova normalmente nel Raid 5, ok, non è quello speciale. E allora, 15% di possibilità di Empower, che sarebbe raddoppiare il danno, 15% di possibilità di colpo doppio, attenzione a 1, 2, 3 attacchi che non consumano SP. Oh my gosh, questo ragazzi è succulento, molto succulento, perché con, ok, ha pochissimo, ma pochissimissimissimissimo di vita, lo shottano in un attimo, però ha un botto di attacco, un botto di velocità, quindi fa un botto di attacchi, e in tutti questi attacchi lui può attaccare sempre il nemico con meno HP, oppure fare attacchi più succulenti a nemici a caso.
Questo mi sembra potente, questo qui, sperando che nessuno gli deflecti il danno proprio nei denti, mi sembra potente, questo mi sta simpatico. Successivamente abbiamo Melvcon più... ma questo è tutto il nome? Ah no, ok, si chiama... come cazzo ti chiami? Shefoz, e si fa con... questo qui si fa soltanto con Svirnik, questo qui invece richiede Melvcon più Elot più Findelon, quindi richiede questo che sono 100 materiali più questo che sono 100 materiali più questo che sono 100 materiali, richiede 300 materiali questa fusione e basta, cioè 300 materiali, serve fare le tre fusioni epiche per fare lui, che ha il 60% direi di possibilità di critico, e come attacchi, allora, poca vita, neanche 1000, ha tanto danno, tantissima velocità, però poca vita, quindi non so. Ha un attacco normale, un attacco che può, con un SP, danneggiare chi vogliamo noi, un attacco che può danneggiare i due nemici più vicini, e poi passa a 2 SP, quindi non mi piace, no? Il gioco non vale la candela, secondo me. Sì, è molto veloce, molto... un buon danno, però fare tre fusioni per fare lui, no, il gioco non vale la candela, anche perché il precedente, che sarebbe il nostro Svirial, sì, richiede 5 Svirnik, che sono abbastanza rari da trovare, però richiede solo 150 materiali, quindi passare da 150 a 300 per fare sto coso mi sembra un tantino sbilanciato, e il gioco non vale la candela perché i suoi attacchi non sono il massimo, manco a dire che ha qualcosa di particolare che lo eleva sopra gli altri, quindi secondo me Shefoz non è un buon, come si dice deal in italiano, non è un buon affare, ecco, quindi no, lo sconsiglio. Infine abbiamo Crowndy, che sarebbe il cono gelato, che allora il 30% di riduzione del danno, che è buono, ha tre attacchi che non costano SP, quindi può attaccare, curare ad area gli alleati, quindi se stesso compreso, oppure scudarsi per una buona dose di danno. Ha pochissima velocità, pochi punti vita e un botto, ma proprio un botto di attacco. Sinceramente ha begli attacchi perché non costano SP, però considerando la velocità li fa veramente raramente, e ha poca vita, quindi no, non mi ispira neanche lui, cioè non mi sento di consigliarlo a nessuno perché costa 150 materiali, richiede 5 di questi, potrei pure farlo uno se lo droppo, ma sinceramente no, io non mi sento proprio di consigliarlo a nessuno. Invece Svirial mi piace per come è impostato, gli altri no. Vediamo che altro c'è. Allora, c'è un... questo è un po' più difficile da leggere. Un elmo, una testa mitica che possiamo droppare. Non riesco a leggere il nome purtroppo. E ha da 1% di possibilità di assorbire, 2% di riduzione del danno, è alla forma di questa bella bisteccona, quindi sembra molto interessante per i tank, ma non per me che sono un DPS. Poi abbiamo come... ok, è finito tutto, abbiamo soltanto gli estetici, che sono... oh mio Dio, questa mount è bellissima! È bellissima! Questa mount è bellissima, la vorrei tantissimo. Ma anche il... no, ragazzi, sono... allora, la mount è favolosa, il... cos'è questo? Il corno da unicorno è favoloso. Questo è il cappellino da chef, non tanto mi ispira. Questo tutto verde, questo broccolo gigante in cui infilarsi e utilizzarlo come vestito è interessante, devo dire, non mi dispiacerebbe. Questo che cos'è? Oddio, non sono sicuro di cosa sia. Sembra tipo zucchero filato come pantaloni, come vestito, non sono sicuro. Anche questo elmetto è carino, anche se ti fa sembrare pelato, quindi non lo utilizzerei. E infine questo che cos'è? Cosmetic Strobo's Poppy, sembra uno scudo a caramella, non lo so,
Fatto sta che questi qui sono tutti quanti i drop, direi. Ho fatto vedere tutto quanto. Fusione, 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 fusione. Ho già detto fusione. Elmo mitico. E queste qui sono le gli estetici. Spero di aver letto tutto, perché questo dovrebbe essere. Intanto, qui abbiamo droppato un materiale. Ci siamo fermati questa volta a... posso leggerlo, per favore? 50... 57 abbiamo fatto... 57 abbiamo fatto un nuovo record. Che, però... No, non posso leggere il mio nuovo record. Wow, questi due stanno pushando un casino. Veramente un casino. Ci tengono tantissimo ad avere quei due cosi d'oro. Wow, questo video ragazzi giunge al termine, io spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale. Ci rivediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti!